Salve a tutti, bentrovati al nostro appuntamento settimanale. Anche questa volta vi parlerò, per la seconda volta, dei 13 punti per cambiare Andria, trattando nello specifico altri 5 punti proposti da noi della lista civica Andria 5 Stelle. Il primo punto di oggi credo sia un problema fortemente avvertito dalla nostra città, il randagismo. Noi come lista civica riteniamo sia opportuno rafforzare l'obbligo di dotare i cuccioli sin dalla vendita nel territorio comunale di microchip. Per ora infatti la normativa obbliga il proprietario successivamente all'acquisto a dotarsi di microchip, il che comporta il fatto che molte volte i proprietari non dotino il loro cane del microchip. Il tutto deve essere poi supportato logicamente da un controllo costante da parte delle forze della Polizia Municipale. Inoltre proponiamo anche un'assistenza comunale tramite una sorta di incentivo per i quartieri che decidano di adottare e quindi diventino responsabili del cane randagio che si trova stabilmente in quel quartiere. Il prossimo punto trattato è un qualcosa di fondamentale per la nostra città, o almeno è stato fondamentale poiché ha tracciato in parte la storia delle ultime amministrazioni. Qui si è giocato gran parte della politica locale. Stiamo parlando dell'edilizia. La lista civica Andria 5 Stelle lancia la sua forte proposta, proposta che è una sfida anche agli altri schieramenti in campo. Noi lanciamo il blocco del consumo di suolo cittadino, prevedendo la possibilità di edificare solo in aree che siano state già edificate, o già dichiarate tali, stabilendo invece un blocco delle trasformazioni di suoli agricoli in edificabili. Questo non comporterà assolutamente un blocco, del settore lavorativo, in quanto si dovrà invece puntare fortemente sulla riqualificazione del territorio già costruito e quindi del costruito che è esistente, che dovrà essere rivalutato seguendo quelli che sono i criteri del risparmio energetico e mettendo quindi in moto tutta una catena, virtuosa anche a livello proprio lavorativo. Altro punto per noi estremamente importante è quello relativo all'illuminazione pubblica. Ci batteremo per la messa in opera di un impianto di nuova generazione con LED ad alimentazione a pannelli fotovoltaici. Tale installazione avverrà tramite l'utilizzo di ESCO. Le ESCO sono aziende che, incassando la quota risparmiata sulla bolletta dell'impianto installato a ridotto consumo energetico per un numero di anni stabiliti, già da contratto, realizzano l'impianto a costo zero per i cittadini. Non solo, lo cedono alla fine del contratto gratuitamente a beneficio della cittadinanza. Quando invece usiamo quella parola magica, così anche fortemente usata, qual è l'ambiente, la nostra lista civica vuole evidenziare il bisogno di un miglioramento della qualità della vita all'interno della nostra città. E tale miglioramento non può prescindere dall'individuazione e realizzazione, di, aree verdi, con l'utilizzo di piante mediterranee per una città che sia davvero dotata di spazi ecocompatibili. Un parco che noi fortemente vogliamo è nella zona Camaggio, nei pressi del canale Ciappetta Camaggio. E quando parliamo ancora di miglioramento della qualità della vita e della salute dei cittadini andriesi, non possiamo non pensare alla creazione di piste ciclabili. A nostro parere, deve da subito partire una progettazione seguita dalla realizzazione di un piano di piste ciclabili su tutte le principali arterie cittadine, in modo da raggiungere i punti nevralgici della città, implementando il progetto in partenza del bike sharing. Piste ciclabili che portino ad una desaturazione del centro cittadino con, l'eliminazione di alcuni parcheggi e lo spostamento di auto e parcheggi nelle periferie. Per oggi è tutto. Nel prossimo appuntamento concluderemo con gli ultimi 4 punti della nostra proposta dei 13 punti per cambiare Andria. Vi prego di commentare queste nostre proposte perché le vostre opinioni sono fonte importante di arricchimento e condivisione. Vi ricordo ancora una volta, di seguirci sul nostro sito www.andria5stelle.tk e vi prego, siate la nostra forza, la nostra parola e per tale motivo girate voce. Grazie.